E adesso facciamo l'ultima tana del lupo, ragazzi, l'ultimo sigillo di Romolo qua in Vaticano per prendere l'armatura con cui poi finiremo la storia di Assassin's Creed Brotherhood, che manca veramente poco. Interagiamo. Visto quel cavaliere bianco? Muoio. Trova il santuario dei seguaci di Romolo. No, completa il ricordo entro 8 minuti. No. Vabbè, c'è da correre, via. Completa ricordo entro 8 minuti. E c'è anche da non farsi individuare dai monaci. Chi cazzo sono? Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Ite missa est, la prima missione di questo gioco. Chi è il cardinale? Lui. Va pedinato. Per forza. Avete sentito? Il barone di Valois è morto. No. Ora Bartolomeo dal... È morto da un po' il barone di Valois, zio, eh? Papa, la campagna di Cesare ne soffrirà. E ciò è un male? Forse no. Si dice che le casse papali siano vuote. Sul serio? La tesoreria del Papa non è mai vuota. Se dovesse aver bisogno di fondi a sua santità, basterebbe uccidere un altro ricco cardinale. Dove va? Si ferma. Come sprecare parecchio tempo degli 8 minuti, eh? Where do you go? Where do you go now? Where do you go? È abbastanza inquietante il tizio, eh? Ok. Via di qua. Non uscire dal gruppo. Si chiama Ezio Auditore. Chi? L'assassino. Esattamente lui, quello che è davanti. Dicono che si aggiri persino nelle sale vaticane e che nessuno riesca a fermarlo. Allora c'è speranza, dopo tutto. Forse il dominio di Cesare finirà e la Chiesa tornerà alla sua antica gloria. Che devo fare? Ah, ancora loro. Scriverò i sermoni e te li lascerò all'interno del santuario. Fai in modo di pronunziarli con convinzione, con passione. I seguaci faranno tutto ciò che diciamo loro di fare, padrone. Credono che sia il loro Dio a comandarli. Bene. Hai con te la chiave? Sì, padrone. Che il Signore sia con te. E con il tuo spirito. E anche con voi, padrone. Segui il cardinale. E come cazzo lo segue il cardinale? Così. Aspetta, lo posso seguire così il cardinale? Aprendo il cancello e nessuno si accorge di nulla. Un assassino! Esattamente io. Oddio no, i pedinamenti, quando comincia a buggarsi poi il gioco.
sugli arrampicamenti vari. Il tuo vicino a Dio è lungi da te, assassino! Assassino! Ok, fuori. Mi ricordo che c'era da andare fuori. Come no? Ma come no? Che palle da qua. Abbiamo perso dei secondi preziosi. Preziosissimi. Oh, meno male, ci ha pensato la cutscene. Meno male. Stavo già sbroccando malissimo dentro di me. Rifugio negato. Sicuro? Perché io posso fare così. Esattamente così. Ok, di qua. E mi tocca passare in un'altra stanza, giustamente. Però tu cammina, non c'è problema. E cammina che poi ti piglio io. Su di qua. L'importante è capire dove devi andare. Poi il resto è abbastanza fattibile se non si bugga con alcune cadute improbabili. Bello. Sembra che Dio sia dalla mia parte, assassino. Certo, credici, coglione. Su sulla scala. Quando devi abbinare tecnica a velocità, ragazzi, è tostissimo. È proprio un bel problema. Se magari tu mi dessi il tempo prima di avvertirmi, mi faresti un gran favore. Che cosa vuoi, assassino? Attenzione, quella lampada lì, via dietro. Operano a vantaggio del Papa. Ma certo, loro... Via. Noi siamo illuminati. Mettono sempre una soggezione particolare quelle lampade lì. Scala. Scala Pay. Buona fortuna. Che brutto bastardo che sei. Però io ti vo nel culo esattamente così. Qua, di qua. E su. E su. Siamo arrivati alla fine, che si fa? Che stolto. Stai muovendo guerra all'unico strumento che impedisce al popolo di sovvertire l'ordine costituito. Allora è un ordine costituito male. Fermate quell'uomo, presto. Prendiamo la spadina, va. Via, via, giubbotte, che sennò perdo tempo. Mi sei buggato? A volte c'è dei glitch pazzeschi, zii, eh. E qui esca e dammi la chiave. Andiamo a perustare la tana. Nei giardini del Vaticano. Ok, adesso dovrebbe essere tutto più easy. Spero. Easissimo, perché è qua la tana, quindi buona. Tolti imprevisti, dovremmo farcela.
Torna a Roma, quanto tempo ho? 1:31, posso anche aprire gli scrigni. 6 di 6 pergamene, signori. Minchia, anche se non aprivo gli scrigni era lo stesso, eh. Mila fiorini. Vabbè, non si possono sicuramente fare gli 800.000 di Assassin's Creed 2. A questo punto andiamo a prenderci l'armatura di Romolo, no? Certo che ci andiamo a prendere. Lettera di Romolo decodificata. Certo. Saranno mie quelle cifre lì. Posizione aggiornata sulla mappa. A questo punto Basilica di Massenzio. Fatemi ragionare un secondo. Andiamo qua alle gallerie. Il problema è che una volta che sei nella galleria è tutto complicato arrivarci. Ok, l'ingresso è questo. Poi devi andare giù. Ancora più giù da quel che ricordo. C'è un punto dove devi fare qualche saltino. Tipo un cortiletto. Che non sono questi. Ah, sti bug. No, scherzo, non è un bug, però. Ok, ok. Noi siamo arrivati da lì. E dobbiamo andare di qua. Interagiamo. Armatura pelosa di Bruto. 6 sigilli su 6. Ma perché mi dà ancora inventario tenute? Ma perché devo andare nel covo? Questa cosa non mi torna, raga. Perché devo andare al covo? Non c'ha senso, raga, non c'ha senso. Vabbè, noi ci andiamo. Che devo dire? E non capisco, raga. Qua sono le armature. Però manca l'armatura di Bruto. Raga, ce l'ho fatta. Bastava rimuovere l'armatura. 2500 anni ci ho messo, ma ce l'ho fatta. Comunque, ritiriamo la rendita e siamo a posto. Siamo fatti un giro in più per nulla.